Fiabe, bambini, fiabe, chi vuol sentire le fiabe? Così diceva, come un portatore di tesori, l'uomo che un tempo passava misteriosamente di casa in casa, nelle profonde notti di inverno. Era il raccontafiabe. E i bambini se lo figuravano volentieri con un sacco pieno di parole, in tutto simile al sacco del sonno, dispensatore di sogni. Non appena diceva c'era una volta, già sulla punta della lingua gli si agitava una fiaba nuova. Che faranno ora?
la foresta. Ohimè, i lupi forse a quest'ora l'hanno belle divorati. Davanti a un grande bosco abitava un taglialegna con sua moglie e i suoi due figli. Che ne sarà di noi? Come potremo nutrire i nostri bambini che non abbiamo più nulla, neanche per noi. Domani, all'alba, li porteremo nel più folto della foresta. Daremo a ciascuno un pezzetto piccolo di pane e li lasciamo lì. Non troveranno più la strada per tornare a casa. Andiamo a spaccare legna. Quando avremo
uscire dal bosco. Oh, Gretel, non ti preoccupare. Troveremo lo stesso la strada per tornare a casa.
pazza. Non mi scappano più. Magro o grasso, domani lo ammazzo e me lo mangio. Prepara il fuoco. Ha ha ha!
misterioso è il narratore di fiabe. Chi crea fiabe è simile a chi trova quadrifogli e così acquista la capacità di vedere il futuro augurando la buona sorte. Comincia a raccontare per dar piacere al bambino ed improvviso la fiaba è un magnete che attira figure, segreti, storie della sua e della nostra vita. C'è un unico animale, uno solo, che di notte urla nei boschi. Nel suo ululato c'è una malinconia immensa, infinita come la foresta, interminabile come le lunghe notti d'inverno. Di notte gli occhi dei lupi brillano come la fiamma di una candela. Sono occhi d'animale rapace, notturno, rossi come una ferita. Se per un solo istante lasci il sentiero e scorgi all'improvviso gli incollati ai neri cespugli, quei lustrini luminosi, allora saprai che è il caso di divorar la strada. Cappuccetto rosso, quanti bei fiori, perché non ti guardi attorno? E così allegro dentro nel bosco.
La fiamma è un ago d'oro sospeso a un nordo oscillante, come l'albero maestro di una nave sul mare mosso. Come scegliere ogni volta fra ingenuità e sapienza, fra memoria e salutare oblio? Uno vince perché in un paese di creduloni fu diffidente, l'altro perché si affidò al primo venuto. Enigma ogni giorno nuovo, proposto e mai risolto se non nell'ora decisiva, alimentato giorno per giorno di pazienza e silenzio.
che morire. Ti farò grazia della vita soltanto a un patto. Sei brutto, ma credo che tu sia molto buono. Vuoi sposarmi? No, bestia. Thank you.
No, mia cara bestia, non ti sposerò. Lasciami tornare a casa da lui. Ti lascerò, ma ritornerai. Non dimenticare che se mi lasci solo, io ne morirò. Sì, cara bestia. Fra 8 giorni sarò qui. Thank you.
Poi vissero felici insieme, fino alla morte. Poi vissero felici insieme. Dovette calzare le scarpe e rovinare. Di ballare. Di piegare la terra. E giunsero in tarda età perfettamente felici. Venti. Giunsero a tarda età perfettamente felici. Grandi regni, pacifici e beati. Fecero le nozze con gran festa e allegrezza. Arriva un sorcetto, la fiamma violetta. Se la favola ormai ti ha persuasi, adesso corri dritto dietro al naso. Arriva un sorcetto, la fiaba che ho detto. La fiaba che ho detto. La fiaba si chiude come un anello allo stesso punto nel quale era cominciata. Nelle fiabe, si sa, non ci sono strade, si cammina davanti a sé. La linea è retta all'apparenza. Alla fine, quella linea si svelerà ben diversa. Un labirinto, un cerchio perfetto, una spirale, una stella, o addirittura un punto immobile, dal quale non si partì mai. La meta cammina dunque al fianco del viaggiatore. In realtà, egli va in sé da sempre e viaggia verso il centro immobile della sua vita. Fiaba oscura, nespola dura, la paglia e il tempo te la mannesola dura, la paglia e il tempo.